Buonanotte a tutti. Sulla meravigliosa colonna sonora degli Imagination, Illusion, canzone degli anni Ottanta, è bello perché non l'ho scelta io sta canzone, l'ha mandato la radio, e perché voglio affrontare il problema del ricorso al Consiglio di Stato da parte della Federazione Italiana Gioco Calcio sulla sentenza del TAR che obbligava la Coviso che la FIGC a fornire alla difesa della Juventus nell'ambito del processo sportivo la famosa nota 10.940, nota in merito alla quale la Coviso che segnalava alla FIGC la segnalazione di plusvalenze sospette e quindi come da parte della Juventus, e quindi tale documento sarebbe dovuto comunque essere venuto a conoscenza o comunque essere reso noto alla parte difendente, ripeto, la Juventus che lo ha richiesto, ma sia Kinè, il PM della Federcalcio, che la Covid si sono sempre rifiutate di fornire questo documento, non si sa per quale motivo, nonostante ci sia un obbligo. Allora, il TAR è stato molto chiaro, perché poi l'importanza di questo documento è legata al fatto che questa nota, che risale al 14 aprile 2020, se non fornita o se occultata, potrebbe retrodatare i termini del procedimento che la FIGC ha instaurato nei confronti della Juve, nello specifico la famosa revocazione delle due sentenze di assoluzione per le plusvalenze, e rendere inutilizzabile parte degli atti. Questo molto velocemente, quindi praticamente gli atti che sono stati utilizzati per addirittura penalizzare la Juventus sarebbero nulli. Allora, a parte che non si capisce la resistenza da parte della FIGC e della Covisac a fornire questo documento, che comunque per legge dovrebbe essere fornito alla difesa, ma il fatto di far ricorso al Consiglio di Stato dimostra proprio la malafede di una federazione che continua comunque a perseverare nella, veramente nell'illegalità, e nel pensare di essere intoccabile e impunita, e quindi si può colpire scientificamente chi si vuole senza dover rendere conto a nessuno. Beh, questo il TAR comunque, che è l'unico organo di giudizio che fino ad oggi si è espresso da un punto di vista puramente giuridico, lo ha dimostrato. Ora, la speranza della FIGC è che per l'ennesima volta, come nell'ambito della giustizia sportiva, si prenda una sentenza a cazzo di cane politica senza alcun fondamento giuridico, solamente per colpire per odio qualcuno, e nello specifico la Juventus. Però dico, questa è una norma rischiosa, perché se la FIGC non ha dei ganci politici molto forti all'interno del Consiglio di Stato che riesce a falsare le sentenze, allora diventa un illusion, come diceva la canzone, e a quel punto si esporrebbe a una richiesta di risarcimento milionario da parte della Juventus nei confronti della FIGC, che come sta adesso esemplificando il brano che sta entrando, se la Juventus poco poco ottiene una conferma della sentenza del TAR anche dal Consiglio di Stato, no? Come risarcisce la Juventus che lo tengo di nero, e quindi facciamo fallire la Federcalcio e tutto lo sport italiano che si finanzia sul calcio? A me quello che colpisce è l'arroganza, la presunzione di questi personaggi, di Gravina, della federazione, di Kinè, di Torsello, che pensano veramente di essere al di sopra di qualsiasi legge, di qualsiasi, sono come i sceriffi che ci hanno le stelle e pensano essere al di sopra delle leggi. Non è così, ragazzi, perché in Italia non è così, la giustizia ordinaria è una cosa seria, e se non ci avete qualcuno che politicamente vi aiuto, vi chiediamo pure il bucio del culo come risarcimento di danni, e voi lo tengo di nero, no 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 no, perché non ci avete una lira, brutti pezzi di merda. Fino alla fine, forza Juventus.